Buongiorno da Obiettivo News. Oggi 19 ottobre è San Paolo della Croce e si celebra la giornata mondiale per la lotta contro il tumore al seno. Istituita su iniziativa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'obiettivo di questa giornata è quello di sensibilizzare sempre di più la popolazione femminile sui rischi del cancro alla mammella e sull'importanza della prevenzione. Vi sono diversi fattori di rischio per il cancro del seno, alcuni dei quali sono detti modificabili, in quanto si può agire su di essi in modo da ridurre anche il rischio di sviluppare un tumore, mentre altri non possono essere modificati. Tra i fattori non modificabili vi è l'età, in quanto il rischio di ammalarsi aumenta con l'invecchiamento, tanto che la maggior parte dei casi di tumore del seno interessa donne con più di 50 anni e una storia familiare o personale di tumore mammario. Aumentano leggermente il rischio un primo ciclo mestruale precoce, prima dei 12 anni, o una menopausa tardiva, dopo i 55 anni, ma anche l'assenza di gravidanze. Possono aumentare il rischio anche alcuni metodi contraccettivi orali, come la pillola, che pure sembra ridurre la probabilità di ammalarsi di alcuni altri tipi di tumore, o alcune terapie ormonali usate in menopausa per contrastarne i sintomi. Infine, molti dei fattori di rischio modificabili sono legati ad abitudini e comportamenti, tra questi il sovrappeso e l'obesità, che sono spesso il risultato di una dieta ricca di grassi e zuccheri e povera di frutta e verdura, hanno un ruolo di primo piano assieme al consumo di alcol.